Benvenuti. Lo stop motion è un qualcosa che di sicuro conoscete tutti, anche se magari non con questo nome. Che cos'è? È una tecnica di ripresa video, molto simile al cartone animato, solo che anziché singoli disegni si tratta di singole fotografie che, proiettate in successione, danno l'idea del movimento, per esempio di pupazzi o di oggetti. Nel cartone animato occorrono 24 disegni al secondo, nella stop motion occorrono 24 fotografie al secondo. Ho detto tecnica di ripresa, in realtà si tratta di una vera forma di espressione artistica, come lo è il cinema di animazione, come lo è il cinema. E infatti lo stop motion nacque letteralmente insieme con il cinema. Pensate che il primo film animato in stop motion si fa risalire al 1898, si intitolava The Humpty Dumpty Circus, era di tali Blackton e Smith. Oggi è andato perduto, ma si sa che gli autori avevano usato per realizzarlo le bambole delle loro bambine. E Georges Méliès, uno dei padri del cinema, usò questa tecnica per diversi suoi film, compreso il più celebre, Il viaggio sulla luna, del 1902. Fin da allora può accadere che un intero film sia girato in stop motion oppure solo in determinate sequenze. Se guardate ad esempio, su YouTube si trova facilmente El Hotel Electrico di Segundo de Chaumont, che è del 1908, e quando vedrete le valigie che si aprono e svuotano da sole, vi verrà in mente la sequenza di Mary Poppins in cui viene riordinata la camera dei ragazzi con i giocattoli che rientrano nei cassetti ripresi appunto in stop motion. E è solo un esempio, ma pensate anche al King Kong del 1933 che si agita in cima a un grattacielo di New York, che in realtà era un pupazzo di 50 cm su un plastico della città. Gli effetti erano dovuti a Willis O'Brien, uno dei maestri riconosciuti dello stop motion. E quanti altri maestri si possono elencare? Qualunque lista risulterà incompleta. E mi limito a Ray Harryhausen, autore degli Argonauti, 1963, o in Europa dell'Est Karel Zeman, massimo esponente della nutrita scuola cecoslovacca, che girò nel 1958 La diabolica invenzione. Fino a Tim Burton, il cui film più noto, ma non l'unico in stop motion, è Nightmare Before Christmas, 1993. E in Italia il punto più alto dello stop motion è stato toccato, a mio parere, dai Caroselli degli anni 60-70. Su YouTube si trovano facilmente, da Caballero e Carmensita al Pianeta Papalla, entrambi creati da Armando Testa, alla linea di Osvaldo Cavandoli, alle plastiline del Fernet, opera di Francesco Misseri, e soprattutto voi ragazzi, trovateli, guardateli insieme con i vostri genitori, a questo punto anche i vostri nonni, che li rivedranno con gran piacere. Sono tutti molto divertenti e sono tutti degli autentici capolavori in stop motion. Ma attenzione, è un capolavoro anche quanto state per vedere. Buona visione. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar, holder Knab im lockigen Haar, schlaf in himmlische Ruh, schlaf in himmlische Ruh. Dai, manca poco. Come? Di già? Shhh! Sì, andiamo. Ma dove? Oh, forza. No, voglio dormire. Shhh! Va bene, sveglio gli altri.
Sveglia! Sveglia! Dai, dai, dai! Dai, 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 dai! Piano, così sveglierete l'albero. Senti, ma secondo te ce l'hanno proprio tutti? Guardate quello. Secondo me non ha neanche il bigliettino. Ho detto piano. Ma cos'è stato? Chi vuoi che sia stato? I pacchi. Ogni anno la stessa storia. Sai, quando uno non ha niente da fare... Ma ragazzi, vi sembra questo lo spirito per affrontare la notte di Natale? Alla fine siamo tutti una grande squadra, no? Anzi, perché non cantiamo? Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, a fare this to ride, no one else so paisley. Cioè, ti prego. Guarda, io sto avendo un infarto. Ma perché? Cara, si vede proprio che è il tuo primo Natale, eh? E se continua così, anche l'ultimo. Ma di cosa ti vergogni? Io? Io? Non ho il bigliettino. Oh, ragazzi, ci siamo, ci siamo! 7, 8, 9, 10, 11! E ora? Sarà comunque Natale, no? Boh! No? Mi sa proprio di no. Niente cucù, e so, niente Natale. Non sarà mica colpa vostra, eh? Come osi, brutto ubriacona? Silenzio! Sentiamo Ipazia. Davanti a questo, io mi zittisco. L'unico che può rispondere è il divino. Bisogna parlare con l'Altissimo. Con la suprema decorazione, con l'angelo lassù. Sì, e chi ci arriva? Bisogna trovare un'idea per raggiungere il supremo. Perché si potrebbe in realtà prendere quel candela, allora dai fuoco, salterò dalla palla e poi la seggiola e poi andare sopra e poi... Come? Bono. Cosa? Bono. Come? Cosa? Ok, tieti. Da quassù non capisco. Fatemi scendere. No, resta dove sei. Siamo noi che dobbiamo salire. Ma in che senso? Su di me? Ma no. Dobbiamo invece creare... Una torre di pacchi. Esatto. Perché si potrebbe in realtà prendere quel candela, allora dai fuoco, salterò dalla... Ehi, bella. Ci penso io. Buon Natale a tutti! Vieni, rotola qui e dormi. Oh, mammina! Basta non guardare in basso, è la prima regola. Salve. Mi scusi, è lei il supremo? Desidera. È lei il supremo? Mi dispiace, il supremo è molto impegnato. Ma avrei un bisogno urgente! La metto in attesa. Uriel, c'è un pacco sciatto che vuole parlare con Gabriel. C'è un pacco sciatto che vuole parlare con Gabriel. C'è un gatto matto che vuole parlare con Gabriel. E cosa vuole? E che cosa vuole? Cosa vuole? Circa 5 minuti fa siamo stati svegliati dal pacco a forma di cervo.
o è una renna, o un capriolo. Vabbè, non importa. Questo signore dice che circa 5 minuti fa sono stati svegliati da un pacco che ha forma di cervo, oppure pensa sia una renna, un capriolo, ma poi dice che non importa. Circa 5 minuti fa è stato svegliato dal pacco a forma di cervo, o di renna, o un capriolo. Vabbè, non importa. Circa 5 minuti fa sono stati svegliati dal pacco a forma di cervo, e una renna, un capriolo, vabbè, non importa. Sì, ma stringi! Comunque, sopracciglione, quello tondo, lungo e la bellona, sghignazzavano prendendo in giro uno di noi. Allevasi! Basta, l'orologio è fermo e rischiamo di perdere il Natale. Allora è urgente, proseguite. Forza là sotto, fate salire i più piccoli. Noi? Io?